Buongiorno cari amiche e cari amici, buongiorno, buongiorno, come state? Qua ci sono delle belle nuvolette flottanti, un po' grigette, un po' bassette, sfrangiatelle, cicciottose. C'è una bella arietta fresca qua sotto al giardino d'inverno del baretto nuovo, baretto, un bel bar. Siamo state bene, ho ascoltato le chiacchiere di un gruppo di signore carine che mi conoscevano e non lo sapevano perché mi hanno chiamato per nome e chiacchieravano di cose da casalinghe, quelle cose furbe, i consigli furbi per pulire, per fare, come economizzare, risparmiare, pulire bene, veloce. Ah, risultati in lavatrice a mano, come sgrassare lì, come sgrassare là. Ah, adesso le ho salutate e le ho ringraziate. Se vado a comprarmi la roba al negozio, al bazar qua, dei detersivi e tutto un po'. Allora, cosa vi sto facendo vedere? I filati che ho scelto per realizzare il triangolo proposto dalla Trudy Crochet è il Trudius, che poi sono proprio una cialtrona, a volte proprio smemoranda. Si chiama Trudius, questo bello scialle, è uno di quegli scialli proprio dedicati ai momenti caffettino. Lui è perfetto per i momenti caffettino perché chiede un po' di attenzione e la chiede. Se non orientiamo bene il lavoro man mano che lo realizziamo, riusciamo, ci confondiamo un po' gli occhi e quindi chiede quel poco di attenzione che serve a non annoiarsi. Ha una sua ripetitività, quindi si memorizza e si identifica bene quello che abbiamo da fare. Giusto è, ricordatevelo, il segnare la parte centrale, quindi dove c'è un cambiamento di quello che dobbiamo fare nella riga. Questo è uno di quei triangoli che crescono grazie alle diagonali, quindi che partono dal lato lungo con pochi punti e poi man mano creando le diagonali si allarga, quindi si va. È uno scialle top down, come piace questa parola, quindi dall'alto verso il basso, dal lato lungo verso il vertice, verso la punta in basso. E sono anche di facile gestione, più o meno man mano che pesiamo il nostro capo di riga in riga vediamo anche approssimativamente, possiamo calcolare quant'è il consumo. Sì, incespico le parole, c'ho sonno, sono rilassata, sto al fresco, c'è una bella luce, non vedete illuminare dal sole i filati perché me lo tengo distante dal sole, voglio stare al fresco e poi vedrete anche i filati illuminati da una bella luce più tardi. Cosa ho scelto per dare un tocco di luce in più, di colore e rifinire poi gli ultimi giri, quindi, perché alla fine c'è una rifinitura, cioè ci sono da seguire le dritte della Trudy, quindi quando interrompere il lavoro per la sequenza dei tre giri. I tre giri sono scanditi da quello che deve avvenire nella parte centrale, quello che riguarda gli aumenti della parte centrale, dove avviene l'inclinazione delle due diagonali. Poi in realtà le ripetizioni sono quelle, ai margini realizziamo sempre la stessa cosa, sia all'inizio che alla fine, quindi quando iniziamo e quando terminiamo tutti i giri, quello si fa e quindi si ricorda e si riconosce. Se avete timori di non riconoscere un certo passaggio, marca punti, metti e togli, quelli a virgolette sono comodi e sono veramente pratici, senza timori. Ognuno deve utilizzare tutto quello che può servire per lavorare bene, per lavorare in tranquillità, quindi usate tutti i marcapunti che ritenete opportuno, cambiate il colore a seconda di quello che dovete ricordarvi di fare, che ne so, quello che dovete fare all'inizio e alla fine del giro ad esempio. Per il centro ne basta uno. E bello, mi piace. Che cosa ho scelto per realizzare questo triangolo, il Trudius? Ho scelto un lino finissimo, purissimo, levissimo, tinto botanicamente con il brasiletto. E poi per gli ultimi giri che cosa ho scelto? Ci ho pensato un po' perché volevo qualcosa tutto naturale per mia nipote, questo sarà un cadeau di matrimonio per una nipote. E con questo rosa particolare poteva star benissimo anche il lino naturale che ho non tinto del linificio canapificio nazionale che ho su Rocca da tanto tempo. È un grigio verde veramente bello che diventa fresco come giovannino, come verzulino vicino a questo rosa quasi carne. È un rosa veramente delicato che rischia di sembrare addirittura proprio un beige, e il beige più o meno è un colore che
varia tra il nocciola e il rosa. Ecco, i beige sono un po' ambigui da definire come colori. Allora, cosa avevo pensato? A quellino che può dare un tocco di grigio-verde nel punto di rifinitura, perché ci sarà una rifinitura, anche se poi potete finirlo come vi pare, ma le rifiniture servono, soprattutto se le rendiamo un pochino più consistenti. Io in questo caso sto lavorando con il lino messo doppio. Quellino è leggermente più spesso rispetto a questo, quindi abbinato allo stesso rosa, quindi creando uno chiné tra quel colore e questo, o lavorando anche con lo stesso lino scelto per la rifinitura, mettendolo doppio, così accentuo sia il colore che la consistenza. Riflettendo su quello che mi piace come contrasto colore, sia creando uno chiné utilizzando quindi un capo di questo lino e un capo di quello grezzo naturale non tinto, stavo anche pensando che pure la canapa sempre naturale del lignificio Canapificio Nazionale non tinta, che ha quel bianco non ottico, ci poteva stare bene, sia in purezza, quindi lei da sola che è come spessore quasi pari a questo lino messo doppio, quasi ha una bella consistenza, maggiore consistenza la canapa rispetto al lino, oppure anche lì creando uno chiné, stando a corta, a non ondularlo troppo, quindi dovrei gestirmi gli aumenti anzitempo dell'ultimo giro, anche del penultimo, mi sa, devo valutare. E quindi in purezza, quel tocco di bianco non ottico, o creando uno chiné, quindi una certa continuità che non stacchi esageratamente, con un capo di questo lino tinto botanicamente, con la canapa non tinta, solo sbiancata naturalmente. Ci stavo riflettendo. Poi cosa è successo? Ravanando tra la cesta bella, coccolosa, di filati botanici, tinti botanicamente, che ho separato da tutto, ovviamente. Le separazioni dei miei filati in casa avvengono con un certo raziocinio, anche se dal caos non si direbbe, poi ve ne parlo. Quindi questi filati sono quelli più lontani dalla finestra, contenuti dentro una cesta non enorme, perché non ne ho tantissimo, ne ho abbastanza. Una cesta di paglia all'interno della quale ho messo della carta velina e poi proteggo il tutto con dell'altra carta velina scura e un asciugamano in lino, perché mi piace l'abbinamento. Ed è lontana dalla finestra questa cosa, nella scaffalatura del mio studio. E sì, bisogna stare molto attenti alla luce del sole, ma anche proprio alla luce stessa, eh? Questi sono i filati più delicati, che meno vanno esposti alla luce solare. E ho trovato in quella benedetta, beata, ricca cestina, ieri ho tirato fuori tutto, quindi ho scoperto tesori che ho volutamente dimenticato, perché poi è bello scoprirseli di nuovo, ve li farò rivedere. Ho trovato questa seta Toussaint che avevo già smatassato. La seta Toussaint è questa. La seta Toussaint è una seta detta anche non violenta o vegana. Viene prodotta da bachi selvatici, vengono lasciati sfarfallare, quindi bucano i bozzoli, ecco perché viene definita non violenta, non avviene uccisione dei bachi, come per la seta Mulberry, che ha quella qualità di lucentezza. Perché anche il baco è una razza diversa, adesso vi so dire. Hanno tutti i nomi questi bachetti, e da lì, insomma, anche a seconda di quello che mangiano, dove si trovano, loro producono una seta al grezzo con una sua colorazione. La seta viene detta appunto anche vegana, proprio perché non violenta, vegana, perché appunto il baco sfarfalla, il bozzolo viene forato e abbiamo i lunghi fili prodotti dalle bave del baco tagliati. Ogni tot, quindi dipende da quanti giri sono stati fatti attorno al bozzolo. E cosa si deve fare? Non va altro che filata. E beh, perché l'altra seta non viene filata? È diverso l'abbinamento di un filato lungo senza interruzioni rispetto all'abbinamento, all'accostamento delle fibre corte. Pensate alle fibre degli animali da tosa, insomma, gli animali da lana.
ai velli lanosi e caldosi. Vanno accostate, pensate al cotone, il cotone non è un filo continuo, insomma. Ecco, quindi la realizzazione dei fili, dei filati in seta mulberry è diversa dalla realizzazione dei filati della seta shantung, che anche quella è una seta non violenta, vegana, nasce da bozzoli creati da bachi selvatici, e quindi cambiano le razze di questi bacchetti. La mia bambina mi si passeggia sui piedi qua sotto, l'ho tenuta in braccio, poi cercava un'altra superficie meno calda di me. E quindi la seta shantung, anche quella è una seta vegana, è una seta particolare che ricorda il lino, sapete perché? Per quelle goccioline, per quelle nervature, per quelle fiammature naturali che ha il tessuto realizzato con quella seta, che porta proprio il nome del luogo di provenienza di quei bachi e di quella seta. La vera seta shantung proviene da shantung, da quei bachi che si nutrono di quello che gli viene dato, ma vengono lasciati. Ve lo devo cercare un documentario su come si allevano i bachi selvatici. Come si allevano, sono selvatici, vabbè, è tutto un discorso che poi bisognerà, se vi va, approfondire, che potete fare direttamente. Cercate seta shantung, cercate bachi da seta selvatici e li scoprirete. Un qualcosa di affascinante se siete appassionati di queste tecniche e soprattutto di filati. Ma c'è che purtroppo, per me purtroppo, perché sono una fanatica, sono un'appassionata proprio, c'è chi ama realizzare semplicemente cose utilizzando le tecniche e non è che va di tanto alla natura, oltre che alla qualità dei filati. Quindi se un filato colpisce per il colore, per la sua forma, viene scelto indipendentemente dalla natura, dalla provenienza. E pazienza, ce ne faremo una ragione, però anche queste persone dovrebbero imparare a capire, a conoscere questo, perché li può aiutare nell'acquisto e anche a risparmiare. Se una cosa vale l'altra, magari per quella natura e quella qualità possono scovare dei filati che magari portano dei nomi bizzarri, ma che possono far risparmiare loro, visto che la qualità magari è la medesima. E quindi in tutti i casi saperne di più sull'origine dei filati, ecco, ci porta a scegliere con più consapevolezza, anche se non vogliamo diventare dei tecnici, dei conoscitori, degli specialisti dei filati. Ecco, saperne di più ci porta a consumare, brutto termine, ad investire il nostro tempo, la nostra manualità, la nostra passione in qualcosa che ci accontenti il più possibile. E quindi questa bellissima seta tussa, tinta anch'essa botanicamente, verrà, probabilmente sarà lei che mi permetterà di terminare con un tocco di colore questo triangolo. Come vedete, i due gomitoletti che ho realizzato hanno dimensioni diverse. Tra uno e l'altro, tra questo e questo, c'è una differenza di 9 grammi. E quando ho suddiviso la matassa, avevo vicino a me la bilancia, sono stata una tonta perché non ho pesato anzitempo la matassa, portava 100 grammi, è vero, però quando le matasse vengono prodotte artigianalmente, e a volte qualche metro, è più facile che ci regalino dei metri in più che dei metri in meno. E poi comunque il peso del filato varia. Vedete che ve lo mettono anche sulle confezioni di alimenti imbustati freschi, no? Tipo l'insalata, può variare di peso. Io una volta però il sedano l'ho pesato e ho fatto notare che un dimezzamento di un prodotto fresco dall'apparenza non stantio, ma tanto, guardate che era il 30% o 40% in meno, risultava pesato. Io l'avevo preso in mano, costava un patrimonio quel sedano, era un sedano fresco, sapete quella fascetta intorno? Non c'era busta, non c'era niente, io sono andata e l'ho pesato, perché a occhio mi sembrava impossibile che potesse corrispondere a quel peso. Ma può calare di peso? Gli ho detto no, è un prodotto fresco, se mi cala del 40% è da buttare, lo vediamo secco. Ecco, qui è stato un errore, magari avete pesato qualcos'altro, avete appiccicato a questo un adesivo che non gli corrispondeva. Cioè, quando avete dei dubbi, perché vi fate intimorire? Troppe persone si fanno intimorire dall'avanzare
delle spiegazioni, ecco, quando avvertite qualcosa che non va, voi fate le domande e a seconda della risposta che vi danno, insomma, usate la logica oltre che la conoscenza. La logica è stata salutata da molti. Ecco, usare la logica ci pone proprio, è la nostra difesa, diciamo, in ogni ambito. E quindi io cosa ho fatto da fessa? In giornate balenghe di umidità, di sudori, tutto un po', ho pesato man mano che realizzavo il primo gomitoletto e quindi arrivata a 50 grammi ho diviso il gomitolo. Nel video precedente o due fa ho spiegato perché lavoro tenendo separati i due gomitoli e non li ho uniti subito. E quindi poi ho dato l'avvio al secondo gomitolo, ci ho fatto, mi sembra un po' grandino rispetto all'altro. È vero che facendoli a mano non tutti vengono serrati nello stesso modo. Io li faccio senza mettere le dita sotto ai fili man mano che li fo, ormai ho l'occhio, li muovo abbastanza, vedete ogni quanto ho girato il mio gomitolo. Questo mi permette di lavorare in tranquillità e senza vedermi cadere il filato mentre lavoro, quindi senza vedermi cadere il mazzetto avvolto, perché diventano impiccio, si rischiano i nodi e quindi li faccio morbidi quanto ormai so che in qualche modo mi può rendere bene il filato. Ecco, i 9 grammi in più che a un certo punto ho visto che avevo posto tutti da una parte non verranno sprecati. Perché? Perché se deciderò di rifinire questo scialle e con un effetto chiné, quindi abbinando o la seta o il lino o la canapa, ecco che quei 9 grammi lì mi saranno più che sufficienti per garantirmi, senza fare altre giunte, se non del colore nuovo, del filato nuovo abbinato per la rifinitura, ecco, mi sarà sufficiente per eseguire il giro due giri. Non ho controllato bene in quanti giri consiste la rifinitura proposta dalla Trudy. Se invece deciderò di realizzare uno stacco netto, quei 9 grammi mi saranno utili sia come memoria di questo colore, di questa qualità di lino, ma anche mi potranno servire, perché 9 grammi, se guardate, non sono pochi. Adesso vi sposto il telefono. Ecco, vedete che non sono pochi 9 grammi, c'è una bella differenza, saranno parecchi metri. Ecco, quei metri mi potranno sempre servire per realizzare dei tratteggi su uno scialle a telaio, per realizzare delle righine sempre su qualcosa a telaio, o così come diventare una chiusura su un altro capo, un punto di colore, varie rifiniture, varie ed eventuali, ma di sicuro non lo butto. 9 grammi sono importanti, soprattutto quando dobbiamo fare delle chiacchiere, ecco, quando ci sono queste chiacchiere nei salotti che frequento qua e là, i vari bar e circoli, associazioni culturali, a casa mia, sul tavolone della Paolina. Ecco, avere tra le mani abbastanza quantità, ecco, ci fa ragionare meglio, ci fa osservare meglio le caratteristiche dei filati, e questo a noi ci piace, vero? Io non butto niente. Vi auguro un buon sabato, vi auguro di star bene, e poi a più tardi che vi mostro i colori in un post. Oggi due post, un post dedicato all'amica Steffi e a una sua realizzazione, e poi chiacchiereremo sul proseguo di questo capo. Guardate che bella questa l'arietta che mi sta tenendo fresca. Allora, buon tutto, grazie Luca per il saluto, che belle notizie che si riescono ad acquistare dei filati altrimenti per noi impossibili e improbabili, noi piccoli acquirenti. Filati di qualità in rocca, soprattutto utili non solo per chi fa maglia o d'uncinetto, ma per chi lavora a macchina o anche a macchina, trovarseli belli, buoni, preziosi, già paraffinati, una favola. Buon tutto.